Mi chiamo Mirko Melanco e sono il docente di storia della sceneggiatura. Uno dei primi corsi accademici universitari dedicati alla scrittura cinematografica a livello europeo. Il corso si pone lo scopo di leggere alcuni passaggi che riguardano la storia, i meccanismi evolutivi e teorici della sceneggiatura cinematografica in Italia, studiando l'opera dei maggiori sceneggiatori italiani del XX secolo, il meglio del meglio per quanto riguarda questo campo creativo del cinema, anche a livello internazionale. Gli studi verteranno soprattutto su approfondimenti riguardanti la storia del cinema italiano. Si potranno affrontare anche incursioni e confronti con il cinema contemporaneo, anche straniero. Lo studio sul lavoro e le tecniche adottate dai maggiori sceneggiatori italiani, in primis Sergio Amidei e Cesare Zavattini, è un aspetto fondamentale del corso, prevalentemente basato sull'approccio del cinema come fonte di storia contemporanea, perché il cinema, come specchio della vita reale, racconta l'evoluzione del sistema socio-politico di riferimento. I frequentanti il corso, che è propedeutico del laboratorio di sceneggiatura applicata, potranno anche frequentare appunto il laboratorio nel quale si potrà sperimentare la realizzazione di una sceneggiatura. E per capire meglio questa offerta si prega di entrare nel programma appunto del laboratorio di sceneggiatura applicata. Uno studio teorico è molto importante durante le 42 ore del corso per poi passare a una fase pratica. Sono invitati importanti sceneggiatori contemporanei durante le ore di laboratorio che insegnano a video scrivere oppure a scrivere per immagini e suoni, quello che vuole la sceneggiatura. Il corso si propone di ritagliare a livello nazionale un importante ed esclusivo spazio di studio sulla scrittura cinematografica e sul lavoro degli sceneggiatori. Per questo il corso si propone di fornire la conoscenza di carriere di sceneggiatori che hanno caratterizzato i passaggi fondamentali della storia e della teoria di questo fondamentale ruolo creativo, influenzando la storia del cinema italiano, ma non solo. La conoscenza di particolari momenti storici e politici che hanno portato al cambiamento degli stili cinematografici nell'arco dei decenni, il cinema di propaganda fascista, la commedia popolare del periodo in camicia nera, il cinema dei telefonini bianchi e del periodo calligrafico, il neorealismo, la commedia di costume, i film di denuncia, il western all'italiana, il poliziottesco, il cinema erotico all'italiana, il cinema documentario, la commedia del terzo millennio. Anche la conoscenza di questioni tecniche legate alle fasi creative, l'idea, il soggetto, il trattamento, la scaletta e la sceneggiatura, ma anche accenni sulle trasformazioni dei format e di altri aspetti tecnici legati alla scrittura cinematografica, fino ad arrivare all'oggi e ai nuovi modelli di creazione di serial e trasmissioni alla moda. Spero, di vedervi al mio prossimo corso che inizia ad ottobre.